quello che è accaduto ieri in Parlamento, che il Presidente del Consiglio Meloni ha definito come un grave scivolone e che il sottoscritto ha definito come un incidente di percorso, grave, un grave errore a cui si può porre rimedio. Che cosa è accaduto? È accaduto che la Camera doveva, Camera e Senato, approvare lo scostamento di bilancio e approvarlo con una maggioranza qualificata, nel caso della Camera dei Deputati 201 votanti a favore. Il risultato è stato di ieri quello di 195 voti a favore e di 15 voti contrari, ma il provvedimento non poteva avere efficacia perché, e quindi è risultato bocciato perché non aveva raggiunto i 201. Come mai non si è arrivati a 201? Perché mancavano deputati nella maggioranza o perché in missione i ministri piuttosto che i presidenti impegnati in attività legate alla Camera dei Deputati o perché assenti. Da qui la discussione politica e il dibattito che ne è sorto. Io credo che dal fatto di ieri possano e debbano trarsi alcune lezioni importanti. La prima è quella che quando si sbaglia e quando si sottovalutano provvedimenti come questi, anche se giustificati da responsabilità o da lavori che si devono svolgere, bisogna innanzitutto chiedere scusa perché è incomprensibile a voi che mi ascoltate la ragione per cui con un provvedimento così importante non c'erano più di 200, non c'era tutta la maggioranza presente e quindi bisogna dire abbiamo sottovalutato la cosa e sapere che un errore si può porre rimedio, è un errore come abbiamo posto rimedio oggi. La seconda è molto semplice. Ed è un'altra lezione importante. Il governo è l'esecutivo, il Parlamento approva le leggi che l'esecutivo propone. La maggioranza è insieme governo e Parlamento e ogni deputato della maggioranza è fondamentale. Tante volte si è messo in discussione il ruolo dei deputati, di ogni singolo deputato. Quello che noi dobbiamo imparare da questa lezione è che insieme Camera e Governo, maggioranza è un'unica cosa, può vincere con serietà e responsabilità la sfida che ci viene affidata. E quindi il voto di ognuno è un voto importante e il voto di ognuno è un voto importante proprio perché si rappresenta e si dà esecuzione a quel mandato che gli elettori ci hanno affidato. Dopo 10 anni, per la prima volta, c'è un governo politico di centrodestra che ha il dovere di governare in questi 5 anni ed ha il dovere di attuare i provvedimenti che ritiene più utile e più importante per dare risposte ai bisogni vostri, ai bisogni dei cittadini. Sottovalutare il fatto che non basta che il governo faccia le cose, ma anche la maggioranza dei deputati, la maggioranza parlamentare deve fare la sua parte, è un errore. Ma da qui, a dire che c'è divisione della maggioranza, che non credo che sia stato evidente oggi con l'approvazione netta 221 a favore. Del provvedimento. Ma c'è una seconda lezione che mi interessa sottolineare. Anche oggi lo scostamento di bilancio è stato approvato con 221 voti, l'ha votato la maggioranza, ma l'intera opposizione ha votato contro. In tutti questi ultimi anni, dopo il Covid, quando abbiamo avuto bisogno di fare scostamenti di bilancio, che vuol dire debito, lo abbiamo fatto sempre con responsabilità tutti i gruppi parlamentari presenti alla Camera e al Senato, perché si trattava di lavorare nell'interesse dei cittadini, si trattava di mettere a disposizione rapidamente delle risorse per rifondere al caro energia, al problema del Covid, alla chiusura delle aziende a cui si andava incontro. Stranamente, per la prima volta, con un governo politico, l'opposizione ha deciso di non assumersi questa responsabilità, anzi di votare contro. A che cosa ha votato contro? Ha votato contro a uno scostamento di bilancio di 3 miliardi di euro da destinare dal 1 maggio integralmente alla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori e per in particolare i lavoratori con uno stipendio più basso. Che cosa abbiamo detto in tutti questi mesi? Cosa avete ascoltato in tutti questi mesi da parte di maggioranza e da parte dell'opposizione? Che uno dei provvedimenti più importanti da fare era quello di ridurre il cuneo fiscale. Questo governo l'ha ridotto quest'anno per ben 7 miliardi. Porterà un vantaggio, un aumento degli stipendi, compreso quest'ultimo aumento, a tra i 40 e i 50 euro netti al mese. Sufficienti? Assolutamente no, ma sono un segnale importante. Chiedetelo a chi guadagna 1.400 euro netti al mese, avere 50 euro in più al mese è comunque un segnale importante. E qual è la ragione per cui l'opposizione vota contro?
Qual è la ragione per cui per fare mettere una buccia di banana su cui la maggioranza può scivolare? Io credo che ci siano dei momenti in cui il consenso non lo guadagni in questo modo. Se credi che quel provvedimento sia giusto, anche se sei l'opposizione, voti a favore con senso di responsabilità, perché queste sono le sfide che riguardano tutti. Noi moderati l'abbiamo sempre fatto, noi moderati eravamo presenti compattamente in aula ieri e compattamente in aula oggi, e noi moderati abbiamo un'idea della politica che è fare le cose nell'interesse dei cittadini italiani, anche se sei a volte all'opposizione o se oggi, come lo siamo noi, in maggioranza, con ancora più responsabilità. Non voglio giustificare l'errore che abbiamo fatto, anzi, bisogna rimediare immediatamente, lo abbiamo fatto, e chiedere scusa agli italiani che altrimenti non capiscono il valore dell'istituzione, ma altrettanto mi sembra molto grave l'atteggiamento avuto dall'opposizione. Grazie signor Presidente. Onorevoli colleghi, siamo qui e siamo qui in diretta televisiva per votare e approvare, perché lo dico con molta chiarezza, voteremo e approveremo il documento di programmazione economica e finanziaria e lo scostamento di bilancio. Siamo qui perché ieri, per approvare lo scostamento di bilancio, lo dico anche a chi ci ascolta, come è giusto che sia, essendo questo un provvedimento fondamentale e importante, c'era bisogno di una maggioranza assoluta, c'era bisogno di 201 voti. E questo non è accaduto. Quando abbiamo definito tutti, la Presidente Meloni lo ha detto con molta chiarezza e gli va dato atto anche della serietà e continua credibilità, che è stato uno scivilone. Il nostro gruppo ha parlato di un incidente di percorso, di un errore. Quando si commettono gli errori e ci sono incidenti di percorso, si chiede scusa, si cerca di capire perché è successo e si guarda la responsabilità che questo provvedimento e quello che è accaduto ti comporta. Agli incidenti di percorso e agli errori si può porre rimedio. Però ci sono delle lezioni che avvengono, e c'è una grande lezione che avviene da quello che è accaduto ieri. La responsabilità di chi governa, la responsabilità della maggioranza è fondamentale. Il ruolo del Parlamento, il ruolo dei gruppi di maggioranza, di ogni singolo deputato è fondamentale. Per tanti anni e tante volte abbiamo teorizzato che conta il governo, conta l'esecutivo, non conta ogni singolo parlamentare. Ma questa maggioranza, che è una maggioranza politica e che ha l'orgoglio di essere una maggioranza politica, ha la responsabilità, insieme con l'esecutivo, con il governo, con il presidente Meloni, di attuare quelle sfide che gli elettori italiani, dopo 10 anni, ci hanno consegnato. Ed è la sfida di cambiare l'Italia, ed è la sfida di ritornare ad una credibilità delle istituzioni e della politica, perché per 10 anni gli italiani non hanno avuto questa fiducia. E allora, dagli incidenti di percorso e dagli errori, si prende coscienza di quello che è accaduto. E che cosa è accaduto e che cosa ci chiede, ovviamente senza giustificazioni, quello che è accaduto ieri? È accaduto che occorre, tanto più si governa e tanto più siamo maggioranza, occorre grande responsabilità, non sottovalutare quello che accade e comunque accettare la sfida del governo. E la sfida del governo non ammette distrazioni. E la sfida del governo, ma tu c'hai paura che io ti mandi messaggi in braccia? Non la responsabilità. E comunque, questa è la nostra l'errore che abbiamo fatto. Comunque dalle 10 a mezzogiorno sono 2 ore di convegno, c'è la parte finale per le domande. Ed è per questo penso che abbiamo presentato anche un libro adesso, come sempre, credibilità di Aliseo, che sono al lavoro che noi svolgiamo, molto simpatica. Ma detto questo, io credo che ci sia una lezione ancora maggiore, che non è una giustificazione su quello che è accaduto. Ce ne siamo assunti le responsabilità e, grazie a Dio, l'ha detto prima il collega, siamo qui per rimediare rapidamente. Che cosa prevedeva lo scostamento di bilancio? Lo scostamento di bilancio prevedeva la possibilità, senza tra l'altro ulteriore debito, ma prendendo, lo spiego in maniera molto chiara, rimanendo nelle previsioni di saldi del 2023-2024, abbiamo avuto delle buoni risultati grazie alla solidità delle nostre imprese e al buon andamento dell'economia, abbiamo avuto un avanzo rispetto a quell'indebitamento di circa 3 miliardi. La scelta del governo, la scelta di questa maggioranza, e doveva essere la scelta
di tutto il Parlamento, perché questo è l'elemento incomprensibile, era di utilizzare quei 3 miliardi che per indebitarsi, e qui sarà la seconda considerazione che voglio fare, c'è bisogno di una maggioranza qualificata. E perché c'è bisogno di una maggioranza qualificata? Ho sentito prima il collega del Movimento 5 Stelle. Perché ogni euro di indebitamento, ce lo dobbiamo ricordare, è un euro di indebitamento che non va sulle spalle dei parlamentari che sono qui, ma va sulle spalle delle imprese, dei figli e dei nipoti che hanno la responsabilità di mettere le loro risorse per investire sul futuro. E allora per questo occorre con serietà e responsabilità, attenzione ogni volta quando si vota un indebitamento, farlo con coscienza. Questi 3 miliardi servivano per ridurre il cuneo fiscale. Per ridurre il cuneo fiscale a vantaggio totalmente dei lavoratori, immediatamente dal 1 maggio. È propaganda? L'opposizione scelga la strada che vuole scegliere. Si ricordi che dopo un po' i fuochi fatui si spengono e l'opposizione, come la maggioranza, ha la responsabilità di dimostrare dove si sta sbagliando o quali proposte alternative si è fatto. In tutti questi anni di difficoltà si è sempre votato, maggioranza e opposizione, gli scostamenti. E allora quando sento questioni da parte dell'opposizione di dire ma come siete irresponsabili di queste serie, ma in questi anni, in questi mesi, in questo Parlamento, agli elettori, tutte le forze di maggioranza e opposizione, cosa hanno chiesto? Hanno chiesto che il primo provvedimento che si potesse fare era quello di ridare potere di acquisto ai salari dei nostri lavoratori. Era una questione solo della maggioranza o appartiene anche all'opposizione? E allora c'è soddisfazione al di là dei ruoli ovviamente fondamentali che ci sono. La maggioranza deve fare la maggioranza, abbiamo le nostre responsabilità, ci assumiamo le nostre colpe e impareremo dagli errori che abbiamo fatto. Ma c'è un tema che appartiene alla responsabilità di tutti. Non si può gioire quando si rischia di non permettere di utilizzare 3 miliardi di euro in 2 settimane, di dare già a maggio la diminuzione dell'aumento degli stipendi e dei salari ai nostri lavoratori. Non si può gioire, si può dire che si è sbagliato, che si è irresponsabile, si può dire tutto, ma quando sento interventi mi rabbrividisco, perché questa non è l'idea della politica della responsabilità. Secondo elemento, infatti si può votare contro il DEF, perché il DEF è il documento di economia, di programmazione e di finanza che una maggioranza politica, che è quella unita orgogliosamente del centrodestra, dice dove vogliamo andare. Ma lo scostamento di bilancio e la possibilità di intervenire puntualmente è una cosa, non votarla o astenersi o pensare di mettere una buccia di banana per far cadere l'opposizione è un atto di irresponsabilità. Quanto quella che noi abbiamo commesso nel non essere coscienti, ogni singolo parlamentare, chi era presente e chi non era, del momento importante, perché il Parlamento, ogni atto, ogni voto è importante. Dobbiamo ricordarcelo, siamo qui per rappresentare gli italiani. Ma detto questo, attenzione, a gioire riguardo, grazie a Dio, i regolamenti ci permettono oggi non solo di rimediare, ma di approvare una cosa di cui noi andiamo orgogliosi. Andiamo orgogliosi come coalizione di centrodestra, andiamo orgogliosi perché sappiamo la strada che vogliamo percorrere. Secondo elemento, e qui ci sono le differenze, in particolare con il Movimento 5 Stelle, in particolare con chi pensa che si possa utilizzare le risorse sempre e comunque, per qualsiasi cosa. L'assistenzialismo è finito, lo dico ai colleghi del Movimento 5 Stelle. L'assistenzialismo, che è i soldi tanto non sono nostri, tanto i soldi sono dello Stato, cioè i soldi sono delle imprese, delle famiglie, dei lavoratori, di chi fa fatica, di chi è rimasto indietro, li possiamo utilizzare come vogliamo, li possiamo utilizzare per il reddito di cittadinanza, perché tanto il problema è assistere tutti all'infinito, e poi ci accorgiamo, lo dico ai colleghi del Movimento 5 Stelle, che rispetto a un decreto flussi che prevede la possibilità di poter fare entrare manodopera nel nostro paese con una quota di 85.000 persone, in un giorno ci sono 277.000 richieste di lavoro nel nostro paese. E qual è la regione che più richiede forza lavoro? Con tutta la stima e il rispetto di quella regione, la Campania.
E qual è la regione che ha il più alto reddito di cittadinanza erogato? La Campania. E allora vogliamo iniziare a smetterla con l'ideologia e a dire come facciamo a ridare la dignità del lavoro. E quindi il decreto del 1° maggio non è un decreto propagandistico, è l'occasione e l'opportunità di ridire con forza che la dignità è il lavoro, al nord come al sud, la dignità è di un salario reale, al nord come al sud, e non a caso da maggio daremo altri 3 miliardi per aumentare gli stipendi reali. E in questo DEF che cosa è previsto? È previsto appunto di rivedere tutti gli incentivi che sono stati fatti, 110, mi vado a concludere, 110 miliardi di euro. 110 miliardi di euro, tutti a debito, li abbiamo spesi per gli incentivi sull'edilizia, e vi parla che ha fatto il ministro della casa e delle infrastrutture. Ma qualche riflessione la vogliamo fare o no? Quei provvedimenti sono stati distribuiti con equità. Concluda. Ma non potevamo, e concludo, prendere 30 miliardi di quei 110 miliardi e darli alle famiglie dei giovani per comprare delle case, magari con il 30% a fondo perduto? O abbiamo fatto degli incentivi che hanno detto tanto è tutto gratis, venite, come se si era al mercato? Ogni riferimento è puramente casuale al presidente Conte del Movimento 5 Stelle. Ecco, concludo. Noi siamo qui con orgoglio a rappresentare una maggioranza di centrodestra. Ci rendiamo conto, ministro Giorgetti, di quello che è accaduto, capiamo e impariamo dagli errori, ma siamo orgogliosi della sfida che ci è stata affidata ed è la sfida di cambiare l'Italia e di cambiarla con un principio fondamentale. La risorsa vera di questo Paese si chiamano cittadini, famiglie, imprese, associazioni, e la ricchezza che vogliamo è che con serietà e orgoglio vogliamo raggiungere questo obiettivo. Grazie. Quello di ieri è stato un incidente di percorso, un errore. Grazie. Ha detto Lupi, ora responsabilità da parte della maggioranza di ogni singolo deputato.